vedendo qualche segno zodiacale per questa settimana. Partiamo con la Bilancia. Per questa settimana i nostri amici della Bilancia devono stare molto attenti. Infatti Saturno e Marte si allineeranno, il che significa grossi pericoli. Di conseguenza state molto attenti a cose che potrebbero sembrare sicure, ma che in realtà nascondono dei grossi pericoli, come ad esempio guardare il numero della Bilancia dopo che vi siete scofanati tutto un pollo e KFC. I nostri pesciolini bisogna stare un po' attenti. Infatti questa settimana diverse navi hanno fatto cadere alto petrolio in mare, perciò state molto attenti pesciolini, cercate di non nuotare laddove l'acqua è inquinata. Per i nostri amici vergini, insomma, io ogni tanto ammetto che qualche scappatella in via Tiburtina me la faccio e quindi vi posso aiutare anche su quell'aspetto. E allora per i nostri amici vergini, ci sono tante serie su Netflix, guardatevele, ecco. Questo è tutto per questo primo appuntamento dell'oroscopo di Arnaldo Latino, l'oroscopo micidiale. Mi raccomando, se questo oroscopo vi è piaciuto, continuate a pagare, guardare, iscrivervi, mi piacciare, followare, mi raccomando, Questo è un gioco che mi hai chiesto. Arnaldo. Eccolo qui. No, Arnaldo, no. Ma che cazzo è, Arnaldo? Ma cos'è? La gang del bosco. Quella è la gang del bosco. Sì, è proprio questo il gioco che mi avevi chiesto, no? Arnaldo, no, io ti ho detto Modern Warfare, non la gang del bosco. Ma come? Che miseria. Ma perché? Come hai fatto a ordinare? Secondo me ho fatto confusione. Come hai fatto? Quando ho cercato delle cose su Google, perché... No, Arnaldo, niente. Entrare all'interno del palazzo della Micidial Corporation per recuperare una preziosa chiavetta USB contenente i dati di un famoso cantante del... Scusa, com'è possibile che la Micidial Corporation sia ancora in piedi dopo tutto questo tempo? E soprattutto, cioè, chi è il cantante famoso del passato? Gigi D'Alessio. La Micidial vuole usare la sua musica per sottomettere l'intera popolazione di Night City. Oddio! Mamma mia, ragazzi, ma... Ha finito i colpi! No! Ma non... Ma devo prima... vestirmi. Faccio questa piccola proposta, ecco. Sentiamo sta proposta, vai. Abbiamo come ultimo articolo di oggi un Arnaldo Latino. Sì, come puoi vedere è stato catturato dai miei soldati e diciamo che potrebbe succedergli qualcosa di molto brutto se non accetti la mia offerta. No, sentiamo sta offerta, perché... Devi scegliere, Frankie, la sua morte oppure salvare. Comunque vi do un motivo in più per restare, perché attenzione, guardate che cosa ho. Eh sì, ragazzi. Dove l'hai trovato? No! No! Cosa sto vedendo? Vabbè. Fatto sta nacella nel momento finale, mortacci vostri. Oh, fate proprio schifo al cazzo. Bella sta scena così. Quanto è bello senza Lambo. No, ma si vede sotto il nome di Matteo nella prigione. Che merda.
Ma è proprio schifo. Unisciti proprio oggi alle avventure di Franky. È l'unico modo per poter diventare parte integrante della redazione del Franky News. Una redazione che ormai copre l'intero globo terrestre, con più di 150.000 sedi sparse in tutto il globo, partnerizzate con l'Amici di Al Corporation. Ma cosa stai facendo però? Puoi unirti proprio in questo momento a spese zero con il tuo abbonamento Prime Gaming. Ottenere un abbonamento Prime Gaming è semplice, veloce e gratuito, solo se avete Amazon Prime. Altrimenti potete effettuare l'abbonamento Tier 1, Tier 2 e Tier 3 per massimi vantaggi e soprattutto diventare parte integrante della redazione del Frank News. Oroscopo micidiale condotto da Arnaldo Latino, me medesimo. Cominciamo vedendo qualche segno zodiacale per questa settimana. Partiamo con la bilancia. Per questa settimana i nostri amici della bilancia devono stare molto attenti. Infatti Saturno e Marte si allineeranno, il che significa grossi pericoli. Di conseguenza state molto attenti a cose che potrebbero sembrare sicure, ma che in realtà nascondono dei grossi pericoli, come ad esempio guardare il numero della bilancia dopo che vi siete scofanati tutto un pollo e KFC. I nostri pesciolini bisogna stare un po' attenti. Infatti questa settimana diverse navi hanno fatto cadere alto petrolio in mare, perciò state molto attenti pesciolini, cercate di non nuotare laddove l'acqua è inquinata. Per i nostri amici vergini, insomma, io ogni tanto ammetto che qualche scappatella in via Tiburtina me la faccio e quindi vi posso aiutare anche su quell'aspetto. E allora per i nostri amici vergini, ci sono tante serie su Netflix, guardatevele, ecco. Questo è tutto per questo primo appuntamento dell'oroscopo di Arnaldo Latino, l'oroscopo micidiale. Mi raccomando, se questo oroscopo vi è piaciuto, continuate a pagare, guardare, iscrivervi, mi piacciare, followare, mi raccomando, Questo è un gioco che mi hai chiesto. Arnaldo. Eccolo qui. No, Arnaldo, no. Ma che non cazzo so è, Arnaldo? Ma cos'è? La gang del bosco. Quella è la gang del bosco. Sì, è proprio questo il gioco che mi avevi chiesto, no? Arnaldo, no, io ti ho detto Modern Warfare, non la gang del bosco. Ma come? Che miseria. Ma perché? Come hai fatto a ordinare? Secondo me ho fatto confusione. Come hai fatto? Quando ho cercato delle cose su Google, perché... No, gang. No, Arnaldo, no, niente. Entrare all'interno del palazzo dell'Amici di Al Corporation per recuperare una preziosa chiavetta USB contenente i dati di un famoso cantante del... Scusa, com'è possibile che l'Amici di Al Corporation sia ancora in piedi dopo tutto questo tempo? E soprattutto, cioè, chi è il cantante famoso del passato? Gigi D'Alessio. L'Amici di Al vuole usare la sua musica per sottomettere l'intera popolazione di Night City. Oddio. Mamma mia, ragazzi, ma... Ha finito l'orpi! No! Ma non... Ma devo prima vestirmi. Faccio questa piccola proposta, ecco. Sentiamo sta proposta, vai. Abbiamo come ultimo articolo di oggi una...
Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati qua per questo nuovo appuntamento delle avventure di Frank in streaming da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Come state? Spero state bene. Siamo pronti per questa nuova puntata, per questo nuovo appuntamento. Buonasera user, buonasera Giannocchia, buonasera a tutti voi che state guardando questa diretta. Oggi tante news, oggi parleremo di tanti argomenti, vi parlerò di God of War per PC. Oggi vedo una luminosità strana, oggi ho aumentato la luminosità. Quindi speriamo bene, no? Speriamo bene. Comunque, fatemi sapere se sentite tutto bene, se l'audio va bene, se non è troppo alto o troppo basso. Io in realtà non so, ma secondo me forse lo potrei anche alzare un pochettino di più. Però vabbè. No, non so, beh, io spero che vada bene la luminosità, user, spero ti piaccia. Se non ti piace puoi fare un reclamo ad Arnaldo, perché si occupa lui dell'illuminazione dello studio. Comunque oggi tante notizie. Un pochino forse si può alzare. Addirittura, se non era già alta così, lo sai? Se non era già alta così. I tuoi capelli oggi ricordano il 2013. è vero. Ma il problema è che i miei capelli non... Cioè io non li posso fare uguali tutti i giorni. Cioè è una cosa... Lo so, uno dice, sembra una cazzata. Invece no, non posso farli uguali tutti i giorni, perché proprio hanno una loro vita. E quindi un certo giorno è fatto in uno stile, un certo giorno è fatto in un altro. C'è un leitmotiv generale, però purtroppo è così. Purtroppo è così. No vabbè, la tengo così, perché mi sembra altina la luminosità. Poi se alzo troppo c'è un pericolo, insomma. Ah, allora non sono l'unico. No, cioè io proprio... Cioè oggi così, domani sono diversi. Ma poi basta che vi vedete le live. Cioè ogni giorno sono diversi. Poi ci sono le persone un po' più fortunate, tipo Jambu. Lui, essendo pelato, c'è sempre i capelli. Un saluto a Jambu. Però, insomma, più o meno siamo lì. I miei capelli sono grassi e se non li lavo per 45 millisecondi diventano una pattumiera. Mamma mia, io non so, io li lavo, cioè, poi dipende voi cosa intendete per lavarli, perché ci sono diverse linee di pensiero. Comunque c'è chi li lava tutti i giorni, c'è chi li lava addirittura una volta alla settimana. Cioè, io ogni giorno quando mi faccio la doccia li lavo sostanzialmente. Io li lavo ogni giorno, però intendi lo shampoo oppure solo l'acqua? Perché... Bisogna capire questa distinzione, no? Perché c'è chi... lo shampoo, no? Io dipende dai momenti, però solo l'acqua non serve. Vabbè, non è vero, ci sono alcuni, tipo, siccome io ogni tanto uso dei prodotti, anzi, tutti i giorni uso prodotti incredibili, dipende, perché ad esempio quando si utilizza la polverina bianca, che è la cosiddetta styling powder, quella ad esempio dovete usare lo shampoo ogni giorno, perché... Rimane un po' così. Invece ci sono alcuni prodotti che vanno via con l'acqua sostanzialmente. Quindi questa è un po' la linea di pensiero. Però io i miei capelli li tengo sempre puliti, perché giustamente devono essere sempre puliti, sempre in forma. Chiudendo un attimo il discorso styling, dobbiamo subito purtroppo partire con una notizia terrificante. Partiamo subito con una notizia tristissima. Notizia che... Cioè, io ero anche... Cioè, proprio io in questi giorni ci ho pensato, ho detto, ma perché ancora non sento un posticipo? Perché ancora non è stato posticipato un gioco? Cioè, dai, un giochino, un qualcosa... Niente, mi sembra molto strano. C'era il mio sesto senso che era lì e che percepivo che prima o poi qualcosa sarebbe successo. E infatti oggi giunge la notizia così, come un fulmine a ciel... non proprio sereno, ovvero questa, cioè che Stalker 2 Heart of Chernobyl è stato rinviato, ragazzi. E voi direte, quando è stato rinviato? Doveva uscire il 28 aprile 2022, uscirà ufficialmente il 8 dicembre 2022. È un posticipo molto importante, eh?
cioè è un posticipo praticamente di tutto l'anno. Cioè me lo stai posticipando a fine anno. Ora, parliamone, che ne dobbiamo parlare. Posticipare un gioco per così tanto tempo mi fa pensare ad una cosa. In primo luogo, perché avete detto che sarebbe uscito ad aprile? Primo. E il secondo, ma se il gioco, nell'idea e nell'ipotesi, sarebbe veramente poi uscito ad aprile, con cosa ci saremmo ritrovati? Con un nuovo Cyberpunk? E questo è il problema. Cioè, da una parte bene, perché vuol dire che forse ci siamo schivati un proiettile, no? Ci siamo schivati questo proiettile papabile, perché adesso secondo me qualsiasi gioco non si può più permettere di uscire male, perché a quel punto tu diventi il nuovo meme di riferimento. Cioè Cyberpunk è diventato ed è tuttora il meme per proprio assoluto. Cioè se un gioco esce male, il primo pensiero che ti viene in mente è Cyberpunk. Prima di Cyberpunk era Marvel's Avenger, perché se vi ricordate prima di Cyberpunk era Marvel's Avengers, ma quelli sono riusciti pure a superare Marvel's Avengers. Poi ricordiamocelo, perché Cyberpunk aveva fatto una campagna marketing leggermente ma giusto un pelino pompata, ma giusto un pelino, mentre magari Marvel's Avengers nella sua mediocrità era rimasto più o meno con i piedi per terra. Poi ovviamente i piedi sono scivolati in un baratro anche quello di marcio, però mi fa molto strano un posticipo così lungo. Mi fa veramente... Io mi sarei aspettato un posticipo, sì. Non lo avevo... Cioè, ok, esce ad aprile, ma per me era considerabile un posticipo. Ma non così tanto. Mi sarei aspettato a settembre. Cioè, comunque, sai, ti prendi l'estate per dargli un polishing in più, che ci può stare, polishing. Ma per essere posticipato all'8 dicembre, qui non c'è polishing, qui c'è sviluppo ancora attivo, e chi lo sa se arriveremo all'8 dicembre con il gioco pronto. Tra l'altro l'8 dicembre, se proprio vogliamo, non è un giorno molto bello da scegliere, perché l'8 dicembre del 2020 uscì proprio Cyberpunk. Quindi speriamo che il giorno non porti sfortuna. Ma io starei un po' cioè io mi sarei dato una grattatina su, cioè proprio nel reparto marketing. Ragazzi, ma quando lo facciamo uscire il gioco? Ma prendi l'8 dicembre, che tanto è un giorno come gli altri. Guarda, io non l'avrei scelto. Avrei scelto il 7, il 9, ma non l'8. Se, allora io vi giuro che se anche Stalker 2 esce fuori uno schifo, mi auguro di no, ma fai conto che dovesse uscire uno schifo, l'8 dicembre diventa ufficialmente il giorno in cui i videogiochi non devono uscire, e se escono è perché escono male. Ok? Ricordiamocelo, segniamocelo. Ma sempre parlando però di momenti Frankie Damus, di momenti dove io, come sempre, devo manifestare un po' il mio superpotere. Che cosa succede? Che ho finalmente il piacere, proprio il piacere di svelarvi la data di uscita di Kirby e la Terra Perduta, il nuovo titolo di Kirby, di cui tra l'altro è uscito un trailer, ragazzi, un trailer, e che trailer, cioè e che trailer, ragazzi. Uno potrebbe dire, vabbè, ma Kirby è bruttino, Kirby è... Quando è bello quando ti arriva la notifica di Steam, hai venduto un oggetto. Vuol dire hai più soldi nel portafoglio. Vi faccio vedere il trailer, sperando che ci sia un trailer carino. Sì, ok.
Faccio vedere il trailer così ce lo vediamo. Trailer fighissimo. Trailer fighissimo. Un minuto e trenta. Allora, tra l'altro vi dico una cosa, secondo me è migliorato tantissimo rispetto alla presentazione di qualche tempo fa. Proprio a livello grafico lo vedo molto più curato. Proprio mi dà un'impressione di che l'hanno pulito in una maniera pazzesca. Ovviamente, siccome è un gioco per Switch, come quasi tutti, c'è una coop confermata. Uno gioca nei panni di Kirby, l'altro gioca nei panni di un Waddle Dee. Te vengono catturati. Questo sarà una sorta di hub. Ma pure la musica è bellissima, eh? Un po' creepy, eh? Allora, va bene tutto, perché poi uno dice, è un gioco Nintendo, ah, sarà una bambinata. Ragazzi, cioè, Kirby, nella sua storia, a parte che non ha mai avuto tutto questo focus, cioè, perché questo sembra proprio un gioco bello corposo, è proprio Mario Odyssey, però con Kirby, sostanzialmente. Ma la cosa bella sono gli scenari. Perché, guardate, c'è questo scorcio che è fighissimo. Cioè, ma voi spiegate questa cosa in un gioco di Kirby? Ma chi l'avrebbe mai detto? Cioè, guarda che è una roba assurda. Cioè, veramente io quando l'ho visto ho detto, ma che stiamo dicendo? Cioè, un level... questo è lo stesso level design di Mario Odyssey. Per chi l'ha giocato, su Mario Odyssey ci sono dei momenti in cui ti sembra di stare in un mondo di Mario, ma altri in cui sembra di stare in una roba completamente fuori tema. Cioè, anche già la città, ad esempio, no? La New Donkey City, se non mi ricordo male. Cos'altro c'era? Dico, non me lo ricordo. Ah, il livello col drago. Che durava pochissimo, che era una boss fight, perché la Odyssey sprofondava in questo terreno, in questo territorio strano, e il drago era super realistico, i mattoni erano tutti super realistici. Questa differenziazione, secondo me, è molto molto carina. Ma poi guardate. Cioè, ma voi vi rendete conto? Ma voi vi rendete conto? È un quadro, veramente, veramente bravi. Io sta roba l'avrei fatta vedere al primo trailer, eh. Io sta roba l'avrei fatta vedere al primo trailer, perché a me il primo trailer mi aveva convinto, però graficamente dicevo, boh, mi sembra un po' sporco, un po' spoglio. Tiè. Poi qua proprio sono volato, perché ho detto, ah, che bello che c'è ovviamente Metal Knight, che secondo me non sarà il villain del gioco, ma come sempre una sfida con Kirby se la deve fare. Comunque, Kirby and the Forgotten Land, il 25 marzo 2022. Veramente, veramente figo. Veramente, veramente figo. Molto, molto bello. Molto molto bello. È veramente veramente figo. Per me sarà un acquisto. Per me sarà assolutamente un acquisto. Matteo, Discord, così all'improvviso. Vediamo.
Ah, tra l'altro dovremmo scoprire da Matteo perché si è vaccinato, lui si è fatto la terza dose. Scopriremo in diretta se Matteo è vivo oppure no, ma sembra forse sia vivo il nostro amico Lambo. Discord, indovinate un po', Matteo, su Discord cos'è? È offline. Buonasera. Ah, buonasera. Ecco, così all'improvviso. Ciao Matteo, buonasera. Salve a tutti, come stai? Come state? Noi stiamo molto bene, Matteo. Te come stai? Ma preparati. No, da. Sì, preparati. Che, come stai, Matteo? Raccontaci della tua terza dose, vai. Che poi alla fine la sanno un po' tutti, perché poi ho aggiornato tutti quanti su Telegram. Vabbè, che c'è messo sotto 100 ore, sì, sì, ovviamente, però parlaci di più, come hai percepito questa terza dose. Io ti dico solo preparati, perché sarà, i primi due giorni saranno strazianti. Cioè, raccontaci. Io ho avuto un mal di schiena tutto il giorno, fino al giorno dopo, un mal di testa, un po' di raffreddore, male al braccio che non ti dico. La prima sera non ho avuto un cazzo, il primo giorno e oggi sono un po' a pezzi. Ieri stavo a pezzi proprio, oggi sto molto meglio. È diventato senza l'ausilio di tachipirina. Senza l'ausilio di tachipirina, perfetto. È diventato, esatto, Adam Cadmon dopo il vaccino. Sì, 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 assolutamente. No, mi preoccupa questa cosa, Matteo, però vedremo. Vabbè che poi te, anche con le altre dosi, avevi sempre avuto un po' di cose. Io non ho mai avuto niente, ora vediamo, non allora, me la voglio. Io con la seconda dose ho avuto una leggera fiacca la sera, attutita grazie ad una supposta, ok? Io sono l'uomo delle supposte. L'uomo supposto, il suppostone. Senti Matteo, parlando d'altro, dimmi. Parlando di altri argomenti, ma lo hai visto questo trailer di Kirby? Eh beh, comunque Nintendo, vuoi che non vuoi, ha sempre dato spazio a Kirby, no? Quindi bene o male sono molto contento che stiano realizzando, che abbiano realizzato un gioco di questa portata, dedicandolo appunto al simpatico omino rosa. Quindi bene. Sì, assolutamente. L'importante però è che non ce lo facciate pagare 60 euro, perché Matteo, ma io penso proprio che se andiamo adesso su Amazon e cerchiamo, io credo che proprio sia il gioco Kirby e la terra perduta. No, io ti dico, caro Matteo, che vedo proprio davanti a me un bel 59,99, quindi a cui non si scappa assolutamente. Anche ah, se ci sono anche le carte da gioco di Kirby, che belle. Eh sì, molto belle. Comunque dice, stanno bene là. User ci dice: io la seconda non ho dormito niente la notte, mi svegliavo con male alla schiena, caldo da malesetti e panico. Madonna, che no, io non ho avuto così. Io avevo i sintomi di una febbre, ma non avevo la febbre. Quindi una fiacca molto accentuata, un'emicrania accentuata, un male a braccio accentuato. È una fame allucinante. Vabbè. Incredibile proprio. Ma non capisco perché. Ma a mangiare proprio lo schifo, Federica. Ah, quindi pane tipo pane aceto, c'è cioè una roba. Beh, quello sei te però, Matteo. Sì, sì, vabbè, perché ovviamente la fame dovuta forse al vaccino si lega alla mia dipendenza da droga. Cibi schifosi, ecco. Ah, quindi ecco, certo. Vabbè, ci ha fatto comunque piacere sapere che sei ancora vivo e che non ci lasci per il momento. No, allora, visto che sei arrivato proprio a fagiolo, arriva una notizia dedicata a un'azienda, comunque un gioco che noi giochiamo da anni ed anni e che aspettiamo comunque con trepidazione l'arrivo del suo sesto capitolo. Hai già capito di cosa sto parlando, Matteo, ovvero... È vero, Grand Theft Auto 6. Oh, beh, incredibile, esatto. GTA 6, si torna ovviamente nuovamente a parlare di GTA 6 perché arriva una nuova notizia da parte di un nuovo insider, di un altro insider interno, tale account NGT, che è un insider che per quanto riguarda le notizie di Rockstar ci ha sempre preso.
E io spero però che a sto giro possa essere l'eccezione, perché sembra che questo GTA 6 potrà essere l'unico, proprio qua, attenzione, l'unico gioco Rockstar della generazione. Cioè che praticamente da qui fino all'uscita di una PlayStation 6, di una nuova Xbox Series XXX, non usciranno altri giochi nuovi di Rockstar. Perché poi ovviamente ricordiamolo che c'è un fortissimo rumor sulla remaster per next gen di Red Dead Redemption 2, ci sono forti rumor sul remake di Red Dead Redemption 1 con però l'engine del 2. Però di giochi nuovi sembra che GTA 6 sia l'unico in arrivo. Voi che cosa ne pensate? Te Matteo cosa pensi? Cioè potrebbe essere vera questa cosa che c'è solo GTA 6 nei piani di Rockstar? Secondo me sì. Ma secondo me sì, perché guardando anche il vasto catalogo ci ritroviamo dei giochi che non è che abbiano avuto così tanta fama o tanto successo. Ecco, che cosa c'è? L.A. Noire, cioè? Max Payne? Però Max Payne fa parte di quei capitoli che risiedono tutt'oggi semplicemente nelle nostre memorie. Sì, anche ma se poi sono usciti nuovi. Però Red Dead, secondo me, massimo due. O Grand Theft Auto, Red Dead Redemption lo vedo un po' difficile. Lo vedo un po' più facile magari una remaster, come dici, come hai detto. Sì, no, secondo me quella del 2 arriva sicuro, perché arriva. Però io avrei voluto almeno un gioco in più. Cioè, ad esempio, si parlava di Bully 2, si parlava di appunto qualche altro gioco, come dicevi te, tipo L.A. Noire o queste cose così. Non avere niente, cioè, perché dai, magari GTA 6 comunque, lo sappiamo, potrebbe tranquillamente bastare per colmare tutta la generazione, però sai, un po' più di offerta da parte di Rockstar, soprattutto in un periodo dove l'ultimo prodotto che hanno fatto non è stato neanche così bello, cioè la GTA Trilogy, sarebbe più carino. Cioè i giochi di punta di Rockstar sono GTA, Red Dead e al massimo Bully, secondo me. Non sì, che sia così tanto di punta, perché magari L.A. Noire è più famoso e più giocato, anche Max Payne ovviamente ha una storia dietro, certo, Max Payne. Però certo, Bully potrebbe essere questo outsider di Rockstar, che a me sinceramente mi fa venire l'equilino, no? Cioè Bully ci sta, Bully è bellissimo. Però secondo me rimane là nel cassetto dei ricordi Bully, forse non ce ne sarà un secondo, al massimo ovviamente GTA 6, cioè al massimo Red Dead Redemption con un'attenzione molto aggressiva su quello che sarà il nuovo Grand Theft Auto. No vabbè, ti do ragione su questa cosa. C'è user che dice però ad esempio che Bully lui non lo sopporta, dice proprio che abominio, però ci può stare, ognuno ha i suoi gusti. Devo essere sincero, Red Dead probabilmente è quello che Rockstar vuole abbandonare meno, però arriverà anche quello prima o poi con un nuovo capitolo, l'avevano già detto, cioè che Red Dead è proprio una di quelle serie che possono essere portate avanti e avanti per molto tempo. Gianocchio, Cito e Franchi, devo cenare, non so neanche io come. Probabilmente mia madre ha sbagliato fuso orario. Beh, in Svizzera adesso magari cenano, però va bene Gianocchio, va bene. Complimenti per tua madre. Buona cena. Beh, a questo punto farai in tempo a tornare, non lo so. Comunque, noi adesso invece li spostiamo su un'altra sezione del Frank News, perché oggi è la giornata in cui è scaduto l'embargo per la recensione di God of War per PC. Allora, io purtroppo, visto sempre i motivi dell'embargo, non posso giocarci, ma vi posso far vedere il B-roll. Vi posso far vedere sia questo, che è proprio la video recensione che è uscita su GameSource, oppure un caricatore, oppure dei b-roll miei, insomma, che ho registrato, che sono praticamente il gameplay che vedete qua. Allora, considerate che qui lo state vedendo in 1080p, magari dopo vi faccio vedere proprio il b-roll originale.
che è registrato in 2K, perché ovviamente ci ho giocato in 2K. Tra l'altro queste riprese le ho fatte senza il DLSS e il gioco comunque mi andava molto bene, mi andava molto fluido. Poi purtroppo c'è la compressione di YouTube che non ve lo fa vedere propriamente a 60 fps, ma andava tutto super fluido, non c'è stato nessun problema, nessun rallentamento. Io ovviamente al porting, perché bisogna dare il voto al porting, non al gioco, perché ci mancherebbe, gli ho dato un 9, perché secondo me il lavoro che hanno fatto Santa Monica e anche un altro team, di cui adesso mi sfugge il nome ma che ho scritto nella recensione, è stato perfetto. Cioè veramente è una di quelle recensioni in cui c'è pochissimo da dover dire. Cioè, ve la posso riassumere in: è un ottimo porting, tutto funziona per il meglio, il gioco è ben ottimizzato, non ci sono cali, non ci sono rallentamenti e in più si hanno tutti i vantaggi dell'avere una versione ad hoc per PC. Quindi c'è prima di tutto una netta pulizia dell'immagine rispetto alla controparte console. Io ho giocato God of War praticamente su tre console, cioè su tre dispositivi: PlayStation 4 Slim, PlayStation 5 e adesso PC. Quindi io so il livello di dettaglio dei tre giochi. Ovviamente su PlayStation 4, su PlayStation 5 è molto buona, ma ci si ferma a un 1080p, con le texture comunque, il chalkboard praticamente renderizzato in 4K, che te lo fa vedere un po' più nitido, ma comunque. Qui invece abbiamo ovviamente la possibilità, se uno ha voglia il monitor, di giocare in 4K nativo o in 2K nativo o in 1080p, ma con tutti i vantaggi delle tecnologie, perché ad esempio qui c'è il DLSS di terza generazione che funziona benissimo, non fa l'effetto sfocato, non vi fa perdere dettagli e inoltre vi fa guadagnare 15-20 fps, che è ottimo, perché se magari voi già normalmente arrivate a, come nel caso mio, io stavo più o meno sui 60-70 con il DLSS disattivato in 2K a dettagli ultra, quindi tutto al massimo, capite bene che quei 15-20 fps in più sono anche un vantaggio. Parlando poi proprio di gameplay stretto stretto, fa strano, fa veramente strano vedere, premi X della tastiera per girarti rapidamente, usa il click destro del mouse, cioè fa strano, però è realtà. In realtà questo è uno dei tanti giochi PlayStation che arriveranno, ovviamente potete collegare il controller se volete avere un'esperienza più tranquilla, diciamo così, però io, a differenza ad esempio di un Horizon Zero Dawn, questo lo trovo molto più adatto a mouse e tastiera. Cioè è un tipo di gioco che sta benissimo con la configurazione per mouse e tastiera, e questo tra l'altro non l'ho detto solo io, ma mi sono letto un po' di altre recensioni, in molti concordano su questo pensiero, perché effettivamente la sensazione che ti arriva nel utilizzare WASD, il mouse, CTRL, F, ti richiami l'hash, eccetera eccetera, è tutto molto rapido, veloce e simbiontico proprio con mouse e tastiera, quindi veramente un ottimo lavoro. Il DLSS funziona bene il file di TFX, potete decidere voi manualmente come scalare la risoluzione di rendering, ci sono tanti settaggi, c'è il frame rate che è sbloccato, lo potete limitare, il V-Sync eccetera eccetera. Soprattutto la mappatura dei tasti che è completa, quindi se non vi piacciono certe cose ve le potete modificare, veramente un ottimo lavoro. E poi, come si può già secondo me vedere dal video, c'è questa proprio pulizia dell'immagine bellissima, cioè proprio tutto è pulito, non c'è nessuna sfocatura strana, tutto è ben nitido, tutto è ben definito, l'immagine si vede bene, tutto leggibile, cosa che c'era anche più o meno nell'originale, però sapete, essendo su console qualche cosa si andava a sacrificare, qui tutto è a fuoco, tutto è a fuoco, tutto funziona bene. E poi ripeto, questo è anche un gioco che nel momento in cui iniziate a giocare, salvo il momento in cui voi chiudete il gioco e lo riaprite, non ci sono schermate di caricamento. Infatti si dice che God of War sia tutto un lungo piano sequenza, perché lo è, la camera rimane sempre intorno al personaggio, si muove, c'è questo gioco registico molto figo, quindi
immaginatevi anche quanto sia pesante. Vedete anche qua, cioè questa cosa, no? Ti arrampichi, boom, lo zoom così. Sono quelle piccolezze che sono classiche dei titoli PlayStation, dei PlayStation Studios, e che arrivano su PC. A chi lo consiglio questo? A chi ovviamente non ha mai giocato God of War, must, proprio deve essere un must a tutti i costi. E ovviamente lo consiglio anche a chi magari, anche a chi ci aveva giocato in passato, ma lo vuole giocare ovviamente in una veste ancora più grande, ancora più dignitosa, ancora più epica, in vista comunque sia dell'uscita di God of War Ragnarok. Un rinfresco della trama, degli eventi, non fa mai male, però vi devo dire che giocandolo io proprio ho avuto il desiderio di avere il sequel immediatamente, perché cioè il combattimento di God of War è tra i più appaganti secondo me degli ultimi anni. Cioè è proprio bello questo combattimento così rapido, e se poi il nemico ti attacca puoi fare il contrattacco e poi la parata e la schivata e girarti subito, dire ad Atreus di colpire i nemici con le frecce. Veramente tutto bello, tutto ben amalgamato in una trama super interessante, epica, colonna sonora da lacrime e pelle d'oca, un'opera suntuosa proprio, veramente un'opera suntuosa. Quindi io ve lo consiglio proprio a mani basse. Mi è piaciuto molto il port, ovviamente il gioco in sé per sé va valutato diversamente, perché il gioco era uscito nel 2018, quindi se avete dubbi sulla qualità del gioco andatevi a vedere le vecchie recensioni. Se invece avete dubbi sulla qualità del port, io vi dico 100% perfetto. Quindi vale l'acquisto? Sì. Mi stai dicendo cosa devo comprare nei saldi natalizi dell'anno prossimo? Beh, user, se riesci, sgraffignatelo anche ai saldi estivi, magari proprio poi che saremo a ridosso dell'uscita di God of War Ragnarok, perché secondo me merita molto. Poi valuta te, però io lo consiglio proprio assolutamente, cioè da prendere assolutamente. Su Steam costa, mi sembra, 49 euro, se non mi ricordo male. Andiamo subito a vedere. Non so se mi fa vedere il prezzo perché ho il gioco. No, me lo fa vedere comunque, sì, a 49,99€. E il gioco esce ufficialmente il 14 gennaio. Io purtroppo, da embargo, solo il 14 gennaio posso giocarci. Quindi è un po' un peccato, Matteo, tu God of War non ci hai mai giocato, mi sembra, vero? No, mai giocato. Ti direi, potrebbe essere l'occasione per giocarci, diciamo. Io ce l'ho nella libreria, quindi se vuoi te lo scarichi. E, quanto costa? Non è che, no, ce l'ho nella libreria, ce l'hai condivisa, no? Non so se ce l'hai ancora condivisa, vabbè, nel caso te la ripasso. Vabbè. Grazie. Ah, ci vuoi giocare, comunque sia, normalmente costa 49 euro, normalmente. Però, oh, comunque, è God of War, cioè, giocone dei gioconi, dei super gioconi. Allora, vi volevo dare una notizia che non è bella di più. Questa farà piacere anche a te, Matteo. Ti farà molto piacere perché su Twitter, sapete che io seguo costantemente gli aggiornamenti da parte del nostro grande sviluppatore numero uno, ovvero Drago Entertainment. Ebbene, Drago Entertainment ha annunciato con un post che adesso vi faccio subito vedere, perché cioè, questo è il post più bello su come iniziare il 2022. Domani, cari amici, domani loro pubblicheranno un video, cioè non solo un video ma proprio un aggiornamento, un post, un qualcosa con il car wash. Oddio. Allora, adesso io non so la data, cioè domani diranno la data di uscita, però secondo me ci siamo, e hanno anche detto di aspettarci altre sorprese, quindi speriamo veramente bene, ma questo DLC sarà una bomba, ragazzi, sarà veramente una bomba, perché come già hanno fatto vedere sempre su Twitter, il car wash sarà upgradabile. Ora ovviamente noi nella nostra celebre serie abbiamo raggiunto il livello 5 di tutti e tre i principali supporti, quindi la gas station è a livello 5, il workshop è a livello 5 e anche il magazzino è a livello 5.
partiremo come ai vecchi tempi a livello 1 con il car wash, che dovremo aggiornarlo sempre di più. Quindi sono molto curioso anche di capire un po' come funzionerà il car wash, cioè veramente non vedo l'ora, non vedo l'ora. Lo sapete che Gas Station Simulator è stata una delle serie più apprezzate del canale nel 2021, le più belle, le più iconiche, e mi farà piacere insomma avere questo piccolo, questa piccola finestra, diciamo così. Non so quanto durerà, cercheremo di farla durare il più possibile, però vedremo un pochettino che cosa, con cosa abbiamo a che fare, ecco, vedremo un pochettino con cosa abbiamo a che fare. Matteo, io ho paura per te adesso, perché tu sei arrivato, non mi hai detto niente. Me l'avresti Vabbè, non è un problema. Me l'avresti potuto dire, perché però oggi c'è una notizia particolare, perché oggi è il giorno in cui PUBG diventa ufficialmente free to play. Guarda, guarda, meglio che non mi hai detto un cazzo, veramente. Io odio PUBG. Io odio PUBG, non lo posso vedere. Ieri abbiamo fatto in live il DLC di Far Cry 6 con Pagan Min. Non so se ti poteva interessare, però. Ha pagato Min? Mamma mia, Matteo. Io spero che sia colpa del vaccino che hai fatto una battuta così scadente. Però, insomma, ha riscosso un po' di successo, perché a quanto pare i download di Far Cry 6 sembra che siano aumentati proprio in concomitanza dell'arrivo del DLC. Quindi non male. Tra l'altro, Troy Baker fa il doppiatore di Pagan Min nella versione inglese. Non me lo ricordavo. Detto ciò, che cacchio è Pagan Min? Pagan Min era quello del Kirat, no? Quello col ciuffo biondino. Negli Ziggurat, Matteo, assolutamente. vabbè. Comunque, le notizie per oggi, come dire, sono concluse. Non ce ne sono altre. Mi dispiace. Avrei voluto averne molte di più, però, come dire, già solo l'annuncio di Kirby secondo me meritava e non poco. Ed è per questo motivo che adesso ci facciamo proprio un tuffo nel passato, un tuffo indietro nel tempo su questo gioco a cui io effettivamente non ci giocavo da tanto tempo, da tanti anni, perché ridendo e scherzando, ragazzi, adesso facciamo il magico ritorno, su PUBG. Proprio lui, eccolo qui, PUBG Battlegrounds. Io non l'ho aperto, non ci gioco dal 15-18. Allora, vi dico, l'ultima volta che l'ho avviato è stato il 14 maggio 2021. Non so neanche il perché l'abbia giocato il 14 maggio 2021. Matteo non c'è, purtroppo, non potrà aiutarci. Meglio così. Io sono sicuro che tu, Matteo, ti saresti non solo divertito molto, ma saresti stato anche un bravo giocatore. Ma vediamo un pochettino. Ma vediamo un pochettino con cosa abbiamo a che fare. Vediamo un pochettino. Qua 800.000 pop-up. Mamma mia, tutto. Anti-cheat. Tra l'altro, chissà l'anti-cheat di PUBG come sarà qua. Battleline Launcher. Ok. Mamma mia. 300 pop-up sto vedendo. Hai saldi estivi e con che tempo? In che senso e con che tempo? Hai saldi estivi? Ci sono i saldi estivi su Steam? User, cioè, ti sei un attimino così preso delle sostanze? Ci sono i saldi estivi? I saldi, non lo so. Anzi, ci sono i saldi primaverili. Che cos'è sta roba? No, sto vedendo cose fuori di testa, ragazzi. C'è una splash screen bellissima. PUBG Studios. Ok, ecco. Vediamo un po', è da tanto tempo, ragazzi, è passato tanto tempo. Questa che però, ridendo e scherzando, cioè tu, Matteo, potrai anche insultarlo PUBG, ma PUBG è stato il gioco che ha dato vita al genere Battle Royale. Pensa quanto può essere, mamma mia, del 2017, nuova stagione 15 sono arrivati per ringraziare i nostri giocatori. Ah, ok, io dovrei avere l'aggiornamento a Battleground Plus forse. Allora, sta musica, per favore, leviamola. Audio. Ma cos'è? No, che bella la musica del menu.
Questo cos'è? Bella, bella, volevo la musica questa qua, quella originale. Allora, l'audio spero non sia troppo alto. Comunque, chat vocale, push to talk, va bene. Comandi non mi interessa. Grafica cos'è? In finestra schermo intero, vabbè. Limite FPS nella lobby 60. L'FPS in gioco facciamo 145. Ok. Scala del rendering, boh. FPPP va bene 90. Vabbè, io lascio un po' tutto così, che tanto è un gioco. No, perché si è rallentato l'auto? Volume della musica. Ok, indietro. Allora, riprendi. Ma io non so. Ah, plus attivo, ok, ce l'ho. Perché io, avendo comprato il gioco ai tempi, tecnicamente tutto. Per sbloccare tutte le modalità di gioco di PUBG devi prima completare le seguenti condizioni. No, ma stiamo scherzando? Completare l'addestramento di base e completare 4 esercizi di addestramento con l'IA. Ma voi state fuori di testa, no? Vabbè, addestramento di base. Cioè, io devo fare sta cosa. Devi fare per forza. Cioè, ma penso, questa è una cagata comunque. Cioè, io ho già giocato al gioco, devo fare il tutorial di base. Ma chi se ne frega? Oddio, una cinematica. Cosa sta succedendo? No, vabbè, ma è fuori di testa. Si sono impegnati. Ti diamo il benvenuto al campo di addestramento. Qui potrei apprendere semplici... Ma non me ne frega niente. No, io vi prego. So già tutto. So già tutto di questo gioco. Ma io queste cose le odio nei videogiochi. Cioè, se uno già ha giocato... Sei stato tu, Matteo? Chi è stato? Mi ha fatto paura. Pensavo fosse... Usa la barra spaziatrice per scavalcare oggetti o arrampicarsi. Ma tipo... Ah, ok, qua. Premi C per abbassarti. Ciao Diufi, come va? Spero tutto bene. Ben ritrovato qua in live. Ti sei collegato purtroppo a termine del Frank News e adesso stiamo ritornando dopo tantissimo tempo su Player Unknown Battleground, che è uscita la modalità free to play. Io ovviamente il gioco già ce l'avevo da eoni ed eoni, e quindi vediamo un po'. Ci sta facendo proprio fare un tutorial. Tutorial che io sinceramente non ne ho bisogno, però. Però mi fa piacere che l'abbiano messo, perché comunque, sai, ai tempi non c'era. Raccogli un'arma da fuoco e le munizioni. Ricarica. Vabbè, dobbiamo sparare. Ah, non ho munizioni. Come non ho munizioni? In genere si fa così, guarda. Ok, già ho messo tutto. Ok, a posto. Colpisci gli obiettivi in modalità ADS. Ok. Secondo me il suono era un po' alto, però. Nell'arsenale a destra hai la possibilità di provare diverse armi. Non me ne frega niente. Andiamo. Tutorial sulle armi da lancio. Mamma mia. Ok. Vai all'area di pratica per granate. Dopo quanto esplode la granata? Premi R per sfilare la sicura della granata mentre prendi la mira. Una volta sfilata la sicura... Ah, vabbè. Ok. C'è altro? L'elmetto di livello 3. Mamma mia, che bello. Pare un Battle Royale bello marcio. Ma è PUBG, user. Cioè, è il primissimo Battle Royale. Cioè, io ci giocavo veramente da quando era in... non lo so, in super pre-alpha. Usa un kit di pronto soccorso. Gianocchia, ben ritrovato anche a te. Cioè, PUBG comunque ha fatto un passo in avanti molto alto. Cioè, vederlo così, secondo me, è pazzesco. Cioè, fidatevi, quella scenetta iniziale già è tanto. Raccogli oggetti di potenziamento. Come? PUBG? Ma gli oggetti di potenziamento... Ah, qui. Ah, giustamente c'erano gli antidolorifici e poi riempi l'indicatore di boost. Il terreno è PNG brutto. Sì, è gratis, è diventato da oggi ufficialmente free to play. Devo riempirlo. È diventato free to play oggi su tutte le piattaforme, eh? Quindi anche su Stadia, se non lo volete scaricare. PlayStation, no. Il tuo compagno di squadra è... Però vedete,
sembrerà una cavolata, ma il tutorial, per quanto io adesso non lo apprezzi, perché ovviamente già ci ho giocato, stavano andando in fallimento. Guarda, in realtà hanno un sacco di giocatori attivi. Su Steam è uno dei giochi con più giocatori attivi. Ora hai appreso tutte le basi necessarie per sopravvivere sui campi di battaglia. Direi che mi va bene anche così. Hai completato il distanziamento in base, ritorna alla lobby. Oh, bene. Molto bene. Guarda il video guida, no? Ma chi se ne frega? Cioè, io veramente... Ovviamente adesso che è diventato free to play, l'interfaccia è proprio quella di un free to play, eh? Cioè, veramente... Personalizza, ma io non dovrei avere tipo roba... Roba ad hoc. Torso. Camicia da pioniere. Giacca imbottita. Vabbè, io avevo un sacco di roba. Queste sono tutte cose rarissime. Gambe. Cos'è sta roba? Devo ammettere, questo titolo ha quasi raggiunto le stesse ore. Ah sì, è la mia recensione. Però pensa, ci aveva azzeccato, eh. Ho detto, con un supporto settimanale, pass gratuiti, sfide giornaliere. Il gioco poi prima era ottimizzato malissimo, eh. Cioè faceva schifo nell'ottimizzazione. Gambe. Io vorrei questi pantaloni qua. Perché mi rimette? Ok. Ah, ma non mi ha salvato niente di quello che avevo. Vabbè, mi va bene così. Pacchetto commemorativo speciale per il passaggio a free to play. Ah, lo posso aprire? Apri. Sì, no, faceva schifo anche nell'ottimizzazione. Ah, mi hanno dato questi oggetti. Beh, 1300 G-Coin, che non so cosa farmene, però vabbè. Ah, però fighissimo, mi hanno dato... Soprabito. Equipaggio. Adesso equipaggio tutta la roba nuova. Ok. Ok, direi che sono pronto. Devo fare l'addestramento con... completare 4 esercizi di addestramento con gli occhi, giocare a 10 partite. No, ma veramente... Questa cosa è una cazzata incredibile. Vabbè, facciamoci la partita d'addestramento, va. Ah, forse dovevo fare le missioni, era meglio fare le missioni. Ah, vediamo un po'. Ah, vabbè, ma c'è la partita... Ah, ok, vabbè, ma c'è la gente, a posto. Questa era la vecchissima mappa, ragazzi. La primissima mappa. La base, la military base, ragazzi, questi sono ricordi di anni ed anni fa. Questa è la posizione iniziale, però pensate, questa mappa è rimasta sempre uguale, eh? Non è cambiata. Attiva, disattiva guida tasti. Che figo. Cioè, è un po' un momento nostalgia, diciamo. Premi esche per non chiedere esercizi di addestramento. Io ad esempio però... Vinci un chicken dinner, realizza un totale di 5 uccisioni, deprada un totale di un oggetto dei pacchi liberi, percorri un totale di 2000 metri guidando veicoli. Ok, forse se facciamo queste sfide... Lo avevano messo su Stadia Pro e adesso è diventato free to play a tutti gli effetti, sì. Vabbè, su Stadia Pro, cioè, c'è finita roba di qualità, ma anche roba molto infima, eh. Questo l'hanno messo ad esempio anche sul PlayStation Plus, per intenderci. Adesso invece... Quando l'aereo si avvicina... Sì, ok, andiamo. Usa i tasti WASD per spostarti in direzione, per puntare dritto, ok.
No, vi dico che a livello di ottimizzazione, oh, vabbè, voi perché non ci gioco da un sacco di tempo a Pudge, però ho migliorato veramente tanto. Tipo le animazioni qua del paracadute, prima facevano schifo, erano veramente brutte, era un pezzo di legno che si lanciava in cielo e finita lì. Ma la safe? Ah no, ancora non si sa. Il rumore degli spari ti aiuta a individuare i nemici. Vabbè, ma cioè, questi tutorial sono per chi non ha mai aperto un gioco, praticamente. In realtà volevo atterrare un po' più velocemente, ma mi sa che mi conviene scendere in questa casetta. Il problema di PUBG, che era stato uno dei problemi, cioè problemi, una caratteristica, perché poi non è che lo puoi cambiare, è che il gioco era molto lento con i ritmi. Proprio. No, mi metto in prima persona però. No, ma c'è già qualcuno? Bene. E la prima uccisione è andata senza problemi. Quanto lento. Ok, abbiamo anche il giubbotto di sicurezza. Un machete che non fa mai male. Ok, andiamo. No, però io devo aumentare assolutamente il FOV, cioè, mi fa schifo questo FOV. Non si può andare a 104, questa cosa mi dispiace troppo. Oh, adesso già meglio. Premi V per passare dalla visuale in prima persona e viceversa. No, si gioca rigorosamente in prima persona. Quindi in realtà questa è una partita con altri giocatori, perché vedo che ci sono i nickname, quindi non è, non sono i bot. I bot verrebbero contrassegnati. Io in realtà devo anche vedere se sono in safe. Oh, mamma mia. Sono tutto fuorché fuori safe. Poi il problema è che le partite di PUBG duravano anche abbastanza. Cioè non è che erano partitine lente. Io mi ricordo ai tempi quando addirittura le live le facevo di un'ora e mezza. Cioè una partita era praticamente una live quasi. Questa? Ok, si può entrare. Non si può usare. Ok. Io vorrei proprio puntare ad andare direttamente lì. Qui c'è un veicolo. Oggetti di potenziamento. Vabbè, qui ovviamente ci sta spiegando tutto quanto, la base del gioco. Gioco che ovviamente è vecchio come il cucco, quindi dovremmo già conoscere abbastanza bene. Qua un accessorio, un accessorio. Diciamo che capisco perché adesso la gente preferisce, anche se non è più come una volta, Warzone, cioè molto più rapido. Mi ricordo una volta quando te, Lambo, io e Arch abbiamo fatto una partita su PUBG, alla fine della partita hai chiuso la live. Addirittura, beh, ma tu è vero, Matteo, ci giocavi a PUBG? Ma io ci ho giocato una volta. Giannocchia dice che si ricorda. Sì. Di questa partita addirittura con Arch. Ma pensa. E con Nox mi sembra pure. Sì, è vero, lui giocava molto su PUBG. Che tempi. I veicoli vengono generati nelle strade o nei garage? Trova uno per spostarti più velocemente. Ok. Avrò chiuso la live però perché? Perché la partita era finita male sicuramente, Tra l'altro, ecco, su PUBG si vinceva raramente. Era proprio difficile. Però secondo me ad oggi è stato, cioè storicamente parlando, è stato necessario PUBG. Perché senza PUBG nel 2017, dove PUBG era il gioco di successo numero uno, quelli di Fortnite, quelli di Epic, non avrebbero creato la modalità Battle Royale che poi oggi conosciamo. Fortnite non sarebbe esistito, non sarebbe esistito Apex Legends, cioè non sarebbero esistite un sacco di cose.
Quindi è comunque un gioco molto importante, secondo me. Al di là di tutto, che ovviamente poi i gusti sono gusti, perché non è un gioco, è un gioco ricco di difetti, secondo me. Però fidatevi, è stato molto, molto importante da quel punto di vista. Ora però, oh ecco, finalmente un veicolo. Ne riuscirò a trovare uno. Dovevo fare la scommessa in realtà. Se arrivavo in top 10 riuscivo a vincere. Fortnite non doveva esistere. Perché c'era questa folata di vento qua? Guida. Oh. Devo dire, la guida è rimasta un po' bruttarella, eh. Sento degli spari. Sento da qua gli spari. Sembra che si stiano sparando. Sento spari un po' ovunque. Sono vicini. No, oddio. Ma quanta gente. Ok, allora uno l'ho investito malamente. E adesso ci ritorno, eh. No, questo sta girando così. Hanno capito che li voglio investire. Sento uno sparo vicinissimo. Eccolo. No. Ok. Molto bene. Ma non ho colpi? Mamma mia. Ne vedo uno laggiù che sta correndo. Lui è mio. No, si è nascosto dietro l'albero, sto bastardo. E l'hanno to... Ma ce n'è uno qua in spiaggia? Oh, bene, perfetto. Mazza, 4 uccisioni sto facendo, ma sono un mostro. Eccolo, di nuovo lui. Fuori da ogni concezione. Allora, questo è lo zaino di livello 2. Mi prendo questo. Mi prendo l'UMP. Io sono fortissimo. Pulitissimo proprio. Ok. Ma non ho i colpi. Mi devo prendere i colpi. Ok. Però vedete, con i ritmi è molto più lento. Molto molto più lento. Ora, miracolo che abbia fatto così tanto. Dove mi ha sparato? Ah, eccolo. È stato un errore fatale. Ok, benissimo. Ce n'era un altro, ho sentito altri spa. Eccolo. Anche te, buongiorno. Ehi, vabbè. Ok. Sette uccisioni per il momento mi sembra già un ottimo valore, eh. Ok. Magari però vediamo loro che oggetti hanno. Un giubbotto antiproiettile di livello 2, benda. Coprifiamme. Vabbè, andiamo. Adesso, se non mi ricordo male, qui c'è un ponte che ci permette di andare. Ci dobbiamo anche sbrigare.
Allora, volendo c'è la barca. Bene, ottimo, bella mia mira. Beh, poteva andare peggio, poteva andare peggio. 61esimo, 7 uccisioni mi sembra un risultato ottimo. Sicuramente un risultato ottimo. Allora, vediamo se c'è un'altra modalità oppure c'è soltanto questa, perché... Cioè, mamma mia, questo passaggio al free-to-play è stato dilaniante. Ecco la tua ricompensa, giacca pronto alla rissa. Ok. Un'altra giacca pronta alla rissa. No, ma io devo fare veramente 10 partite? No. Cioè, sta veramente bene lì. Sta veramente bene lì, ragazzi. Mi dispiace, bello PUBG, ma... Cioè, mi devo fare 10 partite... Ma tu... Ma in quale universo io mi devo fare 10 partite per poter giocare? Cioè, poi non 10 partite normali con altri giochi. Cioè, 10 partite con i bot? Grazie. Cioè, veramente grazie, ma anche no. Ma anche no. Ciao Nicolas, come va? Spero tutto bene, ben ritrovato qua in live. E ti sei connesso giusto in tempo per avermi visto chiudere PUBG, che oggi è diventato free to play. E abbiamo svisato un pochettino il gioco dopo tanti anni che tra l'altro io non lo giocavo. Sicuramente lato ottimizzazione si è comportato bene, ma lato gameplay è rimasto sempre e purtroppo uguale al passato. Non ha saputo evolversi, non ha saputo andare avanti. Allora, facciamo così. Frank News. Grande ritorno, ragazzi. Che grande ritorno. È stato sicuramente un grande ritorno. Poi è un ritorno che ha avuto un feedback non proprio simpatico, ecco, diciamo così, non proprio simpatico. Ma sapete cosa c'è? Che ci sono tanti altri argomenti comunque di cui parlare nel Frank News. Ad esempio, sono giunte delle notizie per quanto riguarda Gran Turismo 7, gioco che io comunque attendo con un po' di curiosità. Infatti adesso ce le andiamo un po' a sviscerare. Da dove si può scaricare? Ovunque. Cioè, è diventato free to play su tutte le piattaforme in cui PUBG c'è. Quindi c'è su Stadia. Se non vuoi scaricartelo, c'è su PlayStation, c'è su Xbox, su PC da Steam. Quando God of War, la recensione quando esce, è già uscita, ne abbiamo anche già parlato prima in live. La trovi comunque sia, guarda, ti mando il link dell'articolo su gamesource.it in cui c'è appunto la recensione. Ne ho parlato prima, purtroppo oggi per embargo ancora non lo si può giocare in live. Ma posso soltanto far vedere dei b-roll o cose del genere. C'è anche la video recensione invece, che è la seguente, che è questa qua, che tra l'altro è arrivato anche un commento: buona recensione, veloce, schietta e precisa, bravo. Beh, sono contento, ve la rimetto di sottofondo nel frattempo che comunque ve la recito un attimino, però l'ho già detto prima, è un porting perfetto, nessun problema. Se avete un PC, giocatelo, compratelo, perché merita assolutamente. Soprattutto poi per la quantità di ore di gioco, la qualità dei contenuti, la qualità della colonna sonora, della scrittura, della regia, cioè tutto funziona benissimo. Quindi io, ripeto, è più un gioco che vi farà venire l'acquolina in bocca per il sequel, per God of War Ragnarok. Quindi da quel punto di vista molto bene, bravi, bravi, bravi. Sempre però rimanendo in tema di console Sony e console PlayStation, vi voglio appunto parlare di Gran Turismo 7. Adesso, io se non ricordo male c'era un certo user without a name che aveva desiderio di Gran Turismo 7. Però Matteo, tu Gran Turismo l'hai mai giocato? Pochissimo. Pochissimo, mamma mia, gran peccato, gran peccato. Serie pochissimo. Storica, ovviamente, di cui tra l'altro io, adesso ve lo ritroverò, avevo, vediamo un attimo, allora, Gran Turismo 2002,
Toyota, vediamo un po'. Special, cioè, era una roba assurda. Comunque c'era una cosa di Gran Turismo, ragazzi, che era stranissima, dove praticamente si giocava... Aspetta, Gran Turismo Tokyo... Toyota, ci deve essere una roba con la Toyota. Eccola qua. Ragazzi, era la Pod Race. Cioè, questa roba era fighissima. Ancora me lo ricordo. La tua voce nelle video recensioni ti fanno sembrare un doppiatore. Vabbè, cioè è uguale alla voce che senti in live. Semplicemente leggo. Cioè, potrei anche leggere il tuo commento, no? La tua voce nelle video recensioni ti fanno sembrare un doppiatore. Cioè, ok, però non sono minimamente un doppiatore. Comunque c'era questa gara qua. Allora, io praticamente il Gran Turismo che io mi ricordo di più era questo, perché era quello che avevo giocato di più. Dovrei, tra l'altro ce l'ho ancora, proprio nella scatola per PlayStation 2. Ed era il Gran Turismo 2002, Tokyo-Geneva. Ok, vediamo se c'è la musica. Mamma mia. Mamma mia, la musica del menu di Gran Turismo. È bellissima. Tra l'altro, una cosa che non mi ricordavo e che poi tornerà, che appunto... Che cacchio è, scusa, una remaster? Che cacchio è? No, questo è Gran Turismo del 2002. Per PlayStation 2. Perché lo stai giocando? No, non lo sto giocando, è un video. È un video su YouTube. Ah. E... praticamente nei vecchi Gran Turismo, perché poi l'unico che l'ha skippato è stato il 4 e poi ovviamente GT Sport, non c'era la campagna, invece in tutti gli altri c'era. Infatti in Gran Turismo 7 tornerà la campagna, la modalità storia, che dovrebbe essere, cioè, poi storia, comunque la modalità con queste cosettine qua da fare. C'erano i cosi speciali con la Pod Race di Toyota, dove tu avevi solo questo veicolo, che io non so se è mai esistito. Cioè, guarda. Ma no, se è un concept, cioè non è mai uscita sta roba. Ma voi immaginatevi io da piccolino che, cioè, vedevi le macchine normali, poi avviavi sta gara e c'era questo. Cioè, io ce l'ho ancora impresso. Poi questo cosettino dietro qua, mai vista. Comunque era una gara solo contro l'altro Toyota Pod. Ma poi senti pure il jingle quando parte la gara, va. Se ve lo faccio sentire, va. Senti. Senti, sono che fanno poi? Cioè, ma io... Cioè, sono sconvolto. Ah, ovviamente poi ti dovevi fermare perché si abbassava... No, questa cosa non me la ricordavo. Ah, qua fail. No, voglio vedere il coso che si abbassa. Fuori di testa sta roba. Comunque, cioè, capite, Gran Turismo è proprio un gioco che aveva questi suoi momenti anche un po' fuori di testa, che erano veramente molto molto belli. Comunque è stato confermato, è uscito un articolo sul PlayStation Blog proprio oggi, anzi in realtà proprio pochi minuti fa, dove si parla della cosiddetta Daytona International Speedway, che ritorna appunto su Gran Turismo 7. Per chi non lo sapesse, è appunto un percorso situato nella Daytona Beach in Florida, 4 chilometri, ed è appunto questo circuito molto particolare, e quindi ritorna a quanto pare in Gran Turismo 7. Sono però usciti nuovi dettagli sul gioco, perché innanzitutto vi ricordo che ci sono 420 vetture.
420, un numero molto alto. Se non erro siamo più o meno sui livelli anche di Forza Horizon 5, quindi bene, ci sono tante vetture, tutte ovviamente riprodotte con la massima qualità. Devo dire che se da una parte Forza Horizon fa un ottimo lavoro perché le macchine sono bellissime, tutte fatte molto bene, Gran Turismo ha proprio tutta un'altra, ha tutto un altro modus operandi, cioè quando fanno le macchine le fanno quanto più fedeli possibili all'originale, le fanno con una cura maniacale. Infatti c'è tutta la modalità foto dove voi potete andare a zoomare nei dettagli ed è tutto esattamente preciso, identico. Quindi mi aspetto queste 420 auto tutte ben curate, ben dettagliate, quindi bene per gli amanti. E 60 case automobilistiche, 90 tracciati, quindi comunque mica poche, esatto, cioè non ce ne sono poche, anzi. Ma come giustamente ci ricorda il blog, l'anima del gioco è la GT Mod. No, quella no, Matteo. Ed è appunto la modalità single player. Non so bene cosa ci faranno fare, però non immaginatevi storie incredibili, cioè immaginatevi semplicemente un pretesto per andare avanti. Ci sono auto anche importanti, auto storiche, una è una macchina che ad esempio Matteo ha nel suo garage, ovvero la Ferrari F8 o la Ferrari F12, che sono... Ah, mi si è rotta, lascia. Ah, ti si è rotta? Beh, mi dispiace, spero che la potrei riparare il prima possibile. Ma si potrà anche fare la rivendita di auto usate, infatti si potranno acquistare auto fuori produzione, risalenti a prima del 2011, oppure auto giapponesi storiche degli anni 80 e 90, dove tra l'altro la lineup di queste auto usate verrà aggiornata ogni giorno. Quindi addirittura abbiamo il pacchetto base di 420 modelli di auto e poi abbiamo invece queste aggiunte extra ogni giorno. Veramente molto bello e come giustamente dice Nicolas, per me appassionato di auto è pane per i denti, cioè, assolutamente, assolutamente. Poi, primo gioco quando prenderò PS5, guarda user, il gioco esce anche su PS4, sicuramente la versione PS4, PS4 Pro non sarà eccelsa a livello di dettaglio, perché vi ricordo che Gran Turismo 7 è stato un gioco nato su PS5 che poi, vista la scarsità, visto il Covid, hanno dovuto quasi fare un porting per PS4. Quindi è un gioco PS5 che poi esce in versione downgradata su PS4. Valuta se vuoi resistere bene, se no appunto quando sarà il momento lo giocherai su PS5. Abbiamo però altri dettagli da parte del gioco. Infatti c'è anche il Tuning Shop. Il Tuning Shop, insomma, non è che qua ci vuole un genio, però consentirà di modificare appunto ogni elemento del veicolo, dall'interno dell'auto all'assetto del motore, freni, sospensioni, gomme e altro. E in più potrete acquistare anche degli oggetti estremi come il supercharger, il turbocharger o altri elementi. Quindi comunque è un gioco che cerca di colmare tutto: la personalizzazione dell'auto, l'estetica, la potenza, la cura maniacale per i veicoli, i tracciati. Si prospetta molto ricco, si prospetta veramente molto ricco. Nel caso prendo la versione PS4, sperando... puoi fare l'upgrade, però non penso gratis. Penso che l'upgrade si potrà fare però pagando 10 euro, perché ci fu il caso con Horizon, perché inizialmente Sony disse l'upgrade lo potete fare gratuitamente, poi siccome dissero l'upgrade lo potete fare a partire da 10 euro, la gente si era arrabbiata non poco e quindi loro dissero per Horizon facciamo l'eccezione, ma per tutti gli altri giochi l'upgrade da PS4 a PS5 costerà 10 euro. Politica che io non apprezzo, sinceramente non l'apprezzo, perché comunque da una parte hai una Xbox che il gioco tu lo compri per 360, no, per Xbox One, per PC eccetera eccetera, e hai l'upgrade gratuito e addirittura hai i salvataggi subito esportabili. Su PlayStation non lo hai, dovresti avere il PlayStation Plus.
Quindi, cioè, è tutto a pagamento. Io avrei tenuto l'upgrade gratuito, anche perché poi l'upgrade gratuito lo fanno pagare solo loro. Cioè, Electronic Arts non l'ha fatto pagare, Ubisoft. Cioè, se tu compri Assassin's Creed Valhalla per PS4 e ti compri PS5 e vuoi upgradare la versione a quella PS5, non paghi. Semplicemente vai nello store e ti appare gratis. Così dovrebbe essere per tutti i giochi, invece loro fanno pagare. Quindi questa cosa un po' mi lascia perplesso. E poi abbiamo la modalità Scapes, che è quella che vi dicevo prima, e cioè 2500 location con delle foto da 40 paesi diversi, e voi potrete utilizzare questi sfondi per fare proprio un vero set barra book fotografico, supportando il ray tracing, i dettagli al massimo. È una roba ancora più per fan dei veicoli, ovviamente per gli amanti della photo mode sarà, insomma, oro colato, quindi anche questo molto interessante. Nessun gioco di recente, ho preso Watch Dogs Legion e Formula 1 2021 e c'è l'aggiornamento, esatto. Invece i giochi Sony, sì, Ghost of Tsushima devi pagare, e che cos'altro c'era di recente? Spider-Man devi pagare. Se tu vuoi giocare, anzi addirittura per Spider-Man, quello PS4, non lo puoi proprio upgradare in nessun modo, ma dovresti comprarti Spider-Man Remastered, che è disponibile soltanto all'interno della Gold Edition di Spider-Man Miles Morales, quindi devi pagare 80 euro per avere quel gioco, non lo puoi upgradare, anche lì, roba fuori di testa. Comunque, come da tradizione di Gran Turismo, tornano ovviamente le patenti di guida, perché... da tradizione su Gran Turismo all'inizio tu devi fare le patenti per poter fare determinate guide, eccetera eccetera, e quindi ci sono questi test che a volte sono dei test proprio particolari, a volte invece sono delle classiche gare oppure gare a tempo, che non sono facili, sono molto difficili. Io me le ricordo, alcune erano veramente impegnative, anche bastardine, quindi vediamo un pochettino come hanno giostrato queste cose. Inoltre sembra che il gioco avrà anche molte missioni e sfide. Qua viene citata la battaglia da 0 a 400 metri, le sfide di massima velocità, il music rally, cioè un rally dice qua a ritmo di musica. Vediamo. Boom, boom, boom. Vabbè, boom, boom, boom. E vari altri eventi che aggiungeranno molta varietà all'azione standard. Quindi, cioè c'è tanta carne sul fuoco. E in più, c'è un altro dettaglio che mi fa pensare che i veicoli che saranno presenti ovviamente al lancio saranno soltanto la punta dell'iceberg. Perché... non so se lo sapete, ma quando esce un videogioco, il videogioco gli viene dato un rating, gli viene dato un voto, no? Il classico PEGI 18 o quello per la E che sta per Everyone. In questo caso ovviamente Gran Turismo 7 è stato messo per Everyone, perché è un gioco di corse, quindi non è che il bambino si scandalizza, è un gioco per tutti, non ci sono limiti di età. Però allo stesso tempo all'interno vengono citati se ci sono delle microtransazioni. E a quanto pare sono state confermate. Il gioco infatti sembra che avrà degli acquisti in app. Non ci sono troppi dettagli al riguardo, ma sembra che abbiano trovato delle foto con una foto che ritrae un pilota che fuma e un'insegna che recita Spirits, Whiskey, Gin, Wine, Beer, Ale e Stotz. Queste sono delle parole chiavi. Probabilmente o ci sono dei DLC in arrivo che hanno già preprogrammato, oppure anche secondo me, come dice Nicolas, ci sono delle monete virtuali. Però posso essere sincero, spero che non ci siano le monete virtuali. Cioè, piuttosto mettimi in vendita l'auto X che pago X euro, ma non che devo comprarmi la moneta virtuale e poi posso acquistare magari dei vantaggi per il gioco. Devono essere cose estetiche, devono essere veicoli aggiuntivi, extra, che ti possono far piacere, possono aggiungere cose, oppure secondo me avrebbe molto più senso dei DLC. Perché tanto sicuramente Gran Turismo 7 avrà dei DLC, sicuro come non so cosa, e in più, già ve lo dico,
per ricollegarci al fatto che quest'anno, ve lo ricordo, arriverà PlayStation VR 2, secondo me avremo molto probabilmente come line-up di lancio un corposo aggiornamento che renderà Gran Turismo 7 VR, perché vi ricordo che GT Sport attualmente supporta pienamente il PlayStation VR, quindi cosa fai? Gran Turismo 7 non te lo metti in VR? Secondo me anche quello arriverà e starà molto molto bene. Quindi io ho un po' di hype per Gran Turismo 7, inizio ad avercelo. Comunque esce il 4 marzo, non è così distante come sembra. Però mi aspetto, e già ve lo dico, che ci dovrebbe essere questo State of Play che dovrebbe essere previsto per la prima settimana di febbraio, dove forse, e sarebbe probabilmente il momento migliore, ma anche quello più propizio, per farci vedere finalmente Gran Turismo 7 con un po' più di contenuti, un po' più di gameplay e qualcosa di un po' più sostanzioso. Quindi mi auguro il meglio per Gran Turismo, perché comunque quest'anno PlayStation deve fare di più, deve mostrare più contenuti, deve mostrare più giochi. C'è Horizon, c'è Gran Turismo, c'è God of War, potrebbe esserci, come abbiamo detto negli scorsi giorni, The Last of Us Remaster, cioè anzi Remake, The Last of Us Parte 2 Online. Troppi giochi, troppi contenuti, Sony deve giocarsi bene tutte le sue carte, e Gran Turismo è una carta molto importante e storica. Diventerebbe FIFA così. Tra l'altro leggevo di FIFA, non so se tu Matteo lo sapevi, tu sicuramente sei più esperto, che hanno hackerato diversi account, tra l'altro forse anche uno italiano di Zano, che dentro avevano tutti i soldi, tutti i crediti, li hanno hackerati completamente. Adesso vediamo un po', FIFA 22 hackerati, vediamo un po', eccolo qua. Electronic Arts svela il numero di account rubati e promette maggiore sicurezza. C'è stato un attacco phishing. Streamer e trader nel mirino degli hacker. Account foot compromessi. A quanto pare hanno dato il mio account a una persona qualsiasi attraverso una live chat, dichiara questo streamer americano. E sembra che gli abbiano preso tutti i soldi. I top 100 streamer al mondo che shoppavano di più. Phishing non si può. Ecco perché, come lo dice? come lo pronunci, user? Scusa, un attacco phishing. Scusa. Hai ragione. Ho avuto un momento di defiance. Sì. Ah, mamma mia, ragazzi. Vi leggo la notizia perché è stata sconvolgente. Meno male, Matteo, che tu hai smesso di giocare a FIFA, che sennò ci finivi, eh. Allora, eccolo qua. Il numero degli account rubati con metodi definiti di social engineering ammonta a meno di 50. Electronic Arts è ora al momento al lavoro per identificare tutti gli account compromessi. Cioè, grave, eh. Per me è veramente grave, soprattutto da una Electronic Arts che non è un'azienda con pochi soldi. Ho visto da un video che Zano aveva perso circa 20.000 euro in crediti. Mamma mia, tu Matteo... Quanto vuoi che... Io al massimo ho speso, credo, 50. 50.000 euro? No, 50 crediti. Ah, ecco. Mazza, 20.000 euro di crediti è grave, eh. La cosa più grave è che EA ha dato i dati, non sono stati nemmeno hackerati. Sì, infatti stavo leggendo, non è che hanno fatto un attacco hacking, è stato un attacco di social engineering. Quindi evidentemente sono riusciti... Ah, ecco, gli hacker molto... Cioè, che roba... Cioè, questa cosa fa ridere. Allora, gli hacker molto semplicemente hanno convinto gli assistenti di EA Help a modificare le mail e password di determinati account Electronic Arts, semplicemente fornendo loro gli ID PlayStation Network ad essi associati. Cioè, li hanno perculati. Ma la grande. Però, scusa, io veramente, ma... Tu, assistente Electronic Arts, o assistenti, perché non penso sia solo uno, ma puoi fare un cambio email e password avendo soltanto l'ID PSN? Cioè, non mi mandi un codice di verifica, non mi mandi un... Cioè, ma è sconvolgente sta cosa. Sconvolgente. Poi ripeto, Electronic Arts, cioè, azienda
abbastanza ricca. No, vabbè, fuori di testa. Fuori di testa. Infatti io poi leggevo che la gente si era lamentata, perché ci fu anche un momento in cui è stato in trend topic su Twitter, perché ora sì, loro hanno detto, come citano anche qui, che adesso implementeranno ulteriori passaggi nel processo di verifica. Ma il problema sembra che queste persone che hanno effettuato l'attacco non siano state assolutamente né beccate né punite. Ora loro dicono che stanno ricercando, però, cioè, visto il livello di sicurezza, secondo me questa cosa rimarrà un grosso buco storico, perché comunque è storico. Però, cioè, veramente sconvolgente. Ciao hamburgerino, come va? Spero tutto bene. Ben ritrovato qua in live. Stavamo parlando di FIFA 22 e degli attacchi hacker che sono successi in questi giorni. E abbiamo fatto però anche un bel po' di Frank News, ti sei connesso un po' tardi oggi, hamburgerino, un po' tardi. Però, come sai, sempre qui, dalle 18 alle 20, hamburgerino. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Poi vi ricordo c'è sempre il VOD. C'è sempre il VOD. Abbiamo parlato anche di God of War per PC con la recensione. E, il 14 lo si potrà giocare in live, quindi nel caso ve lo farò vedere il 14. E, però peccato, mi dispiace ovviamente per tutti quelli che sono stati attaccati, tra cui appunto in Italia, visto che erano i 50 account, con quegli account che hanno speso di più, c'era anche Zano. Roba bruttina. So che comunque adesso Electronic Arts ha già risolto, ha già fatto insomma un fix di questo problema, però rimane la falla di sicurezza, diciamo così, ecco. Boh, io non... Io già comunque in generale non mi piaceva tutta questa cosa di spendere soldi su FIFA, in generale di spendere soldi ulteriori sui videogiochi, perché soprattutto per come lo fa FIFA con le carte non mi piace tantissimo. Aggiungiamoci anche il fatto che poi tu spendi soldi ma rischi di farti fregare, non mi piace niente niente, veramente una brutta pubblicità. Speriamo che la gente capisca che non deve più spendere così tanto su FIFA. Ma quando è che Fall Guys esce gratis? Non lo so, hamburgerino, non lo so. Sicuramente nel 2022 è prevista l'uscita per Xbox e Nintendo Switch. Come già raccontavo diversi mesi fa, probabilmente poi arriverà l'arrivo su Epic Games, arriverà l'arrivo in maniera gratuita, temporanea, per sempre. Comunque per me ci sarà un periodo in cui potrete acquistare gratis Fall Guys. Bisogna soltanto essere un po' pazienti. Neanche me, mai speso un euro su FIFA. No, vabbè, io i giochi di calcio purtroppo sono proprio tutto un altro pianeta. Però, cioè, riconosco la popolarità di FIFA, riconosco il successo che ha avuto, eccetera, eccetera. Ma non mi verrebbe mai in mente, sinceramente, va bene tutto, ma lo capisco fino a un certo punto, di mettersi a spendere così tanti soldi. Perché, come diceva Matteo, ecco, un 50 euro dilazionati, fatti in una botta sola, dipende, magari è un gioco che giochi per tanto tempo, ok. Ma spenderne di più per poi avere dei vantaggi che sono palesemente solo acquistabili, non mi piace. Cioè, io se devo spendere dei soldi, a quel punto veramente mi preferisco di più, per quanto poi possa apprezzare oppure no, il modello Fortnite. Cioè, spendi dei soldi ma solo per la skin, solo perché vuoi avere il personaggio che ti piace di più e non per avere un vantaggio in game, perché con FIFA si parla proprio di vantaggi in game. Cioè, tu se spendi di più puoi trovare il giocatore migliore. E vi ricordo che era uscito fuori il brevetto pubblico di Electronic Arts in cui il metodo di acquisto con i FIFA points di queste carte era lo stesso delle slot machine. Quindi più spendevi, più allora aumentavi questa statistica e questa probabilità di trovare elementi e giocatori forti. Cioè, è una roba tossica, veramente tossica. Quindi cioè, state attenti, ecco, il mio consiglio è state attenti. Sì, sì, ma anche io, non FIFA, l'ho sempre dato molto meglio, ma non ci ho mai speso. No, esatto, poi uno è libero di giocare al gioco perché poi giustamente lo paghi anche, cioè non è free to play. Lo paghi 70 euro se lo paghi al day one, quindi un po' maluccio.
Comunque ragazzi, oggi vi saluto, chiudiamo con un po' di anticipo perché comunque le news le abbiamo fatte. Pudge per me sta bene lì, è stato molto divertente, ma arrivederci. Torniamo ovviamente domani sempre qui alle ore 18, domani anche un video su YouTube dove vi parlo in maniera più approfondita di God of War per PC, ma anche dei porting PlayStation, quindi un video secondo me da non perdere, quindi mi raccomando, punto esclamativo YouTube. Seguitemi anche sugli altri social, Instagram Le Avventure di Franky, Twitter Le Avventure di Franky, TikTok Le Avventure di Franky. Ci vediamo domani però sempre qua alle ore 18 su Twitch, come sempre dritto per dritto.